continuano incessantemente dopo una settimana le ricerche di Angelo Ferrante, il 77enne di Bernalda, scomparso il giorno dell'Epifania dopo essersi recato a raccogliere erbe selvatiche in una zona di fitta vegetazione ed impervia in località Bufalara, ingente impegno di uomini e di mezzi di polizia, carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. Le figlie dello scomparso, Annalisa e Rocchina, hanno partecipato all'ultima puntata di Chi l'ha visto su Rai 3, nella speranza che qualcuno abbia visto l'uomo che il giorno della scomparsa indossava un cappellino giallo e un maglione marrone. L'auto di Ferrante è stata ritrovata dopo poco l'inizio delle ricerche, dove l'uomo aveva detto che si sarebbe recato, con all'interno la borsa rossa che era solito portare in campagna. Ritrovato nei paraggi anche un coltello che sembra essere quello che lo scomparso utilizzava per tagliare le erbe. Anche il prefetto di Matera ed il comandante provinciale dei carabinieri sono stati sul posto a sovrintendere alle ricerche, alle quali partecipano anche reparti specializzati, quali unità cinofile, il soccorso alpino e i SAP dei vigili del fuoco. Si continua a cercare nella zona molto impervia e piena di anfratti, certi che le ipotesi dello smarrimento dell'incidente siano le uniche plausibili.